Qual è lo stato oggi dell'ambiente nel nostro paese? Come si dice, è uno stato, diciamo, per alcuni versi positivo, per alcuni versi negativo, e soprattutto ci sono moltissime variazioni a livello regionale. È difficile dare diciamo, un giudizio sullo stato dell'ambiente in Italia, perché ci sono molte differenze a livello regionale. L'Italia ha fatto dei progressi, per esempio nella riduzione dell'uso dei materiali per produrre reddito, ha fatto dei progressi nella riduzione dell'uso dell'energia per produrre reddito, ma allo stesso tempo, per esempio, le emissioni di gas a effetto serra sono cresciute per lungo tempo, salvo poi, per esempio, diminuire perché c'è stata la crisi economica, e nessuno vuole che l'ambiente migliori mentre si riduce il reddito a disposizione dei cittadini. Ci sono stati anche dei progressi, per esempio, in termini di qualità delle acque, in termini di capacità di depurare le acque, in termini di gestione dei rifiuti. Ci sono delle regioni in Italia che sono assolutamente all'avanguardia nella gestione dei rifiuti, prevalentemente al nord, bisogna dire, Queste diciamo, realtà sono forse poco conosciute all'estero, perché all'estero si conosce molto di più la situazione di crisi che alcune regioni del sud hanno vissuto.